Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, chiedo scusa per l'orario, però purtroppo devo avere il tempo fisico per tornare a casa e a Inter Roma c'è un casino assurdo, tra l'altro c'era anche un mio amico, ho dovuto riaccompagnarlo a casa, perciò ci ho messo un fottio di tempo a tornare a casa. Allora, Inter Roma 1-3. Partiamo da... Voglio dire soltanto un minuto sull'arbitro, perché poi so che poi queste cose diventano pallose. Allora, io non voglio assolutamente dire che l'arbitro abbia condizionato, o meglio, che l'Inter abbia perso per l'arbitro. Però, anche questa sera c'è da ammettere, c'è da dire, in piena serenità, che comunque l'arbitro ha un pochetto influito con quel fallo di Nainggolan su Gagliardini, che non è stato fischiato, poi Nainggolan ha fatto gol bravissimo. Il rigore su Medel c'era e secondo me c'era anche una mezza sbracciata di Dzeko su, scusate, non su Medel, su Eder, su Eder, non su Medel, di Dzeko su D'Ambrosio, che poi Dzeko ha preso il rigore, però secondo me quello era fallo. Comunque, chiuso l'arbitro, è una cosa che, cioè adesso l'Inter, perché stasera c'è stata l'Inter, poi l'altra volta anche a Juventus-Inter uguale, ma non è un discorso di Inter o non di Inter, cioè ci sono sicuramente stati anni in cui l'Inter è stata più favorita, anni in cui l'Inter è stata più sfavorita, e partite anche all'interno dello stesso anno in cui l'Inter è stata più favorita che sfavorita, è contrario, ci saranno anni in cui l'Inter sarà favorita, quindi non è l'Inter, cioè non c'è malafede, no, non è quella, non è la malafede, il punto. È che però l'arbitro può sbagliare, anche oggi contro il Sassuolo Milan l'abbiamo visto, cioè... Non penso che debba commentare il gol di Bacca che doveva essere annullato, tutto il rigore non dato al Sassuolo, cioè l'abbiamo visto tutti, perciò io dico soltanto che serve una cosa che si chiama viola in campo, punto. Amo viola in campo, come diceva Biscardi, perché l'arbitro può sbagliare, l'arbitro è umano. È vero che la nuova viola in campo non ti chiarisce tutto, ma intanto chiarisci quella roba lì che, cioè chiarisci quello che c'è da chiarire. Poi sì, ci sono quei casi in cui comunque l'arbitro dovrà ancora decidere, in cui l'arbitro farà ancora errori, perché non è che arriva un errore in campo e l'arbitro non farà più errori, no. Però intanto, cioè, dai un po' più di sereno al calcio, perché io voglio parlare di calcio. Adesso 2 minuti e mezzo a parlare dell'arbitro, basta. Parlando del calcio di stasera, la Roma è stata superiore all'Inter. Oltre che l'Inter, cioè, Pioli ha voluto fare una cosa, ha detto metto un 3-4-2-1 per attaccare con Perisic e Candreva esterni, e attaccarli in modo tale da metterli là, sfrutto anche il fattore campo e la vinco. È una scelta coraggiosa che però purtroppo non ha pagato perché sostanzialmente ci hanno surclassato a centrocampo, cioè Strootman e Nainggolan hanno veramente fatto una partita straordinaria. De Rossi, solito mastino, insomma, Nainggolan è cioè, qualcosa di illegale. A fronte anche comunque di Kondogbia e Gagliardini, che sono giocatori forti, sono giocatori che comunque stanno facendo anche bene, ma questa sera hanno un po', hanno sofferto. Purtroppo è stato così. E cioè non puoi dire niente, semplicemente è stato questo, il centrocampo che ci hanno veramente ucciso, sportivamente parlando. João Mario e Brozovic, per esempio Brozovic non mi è piaciuto. Lui sappiamo che Brozovic è un giocatore un po' così, un giocatore che ti fa la grande partita e ti fa la brutta partita. Questa sera purtroppo era in brutta partita. Comunque, la difesa, secondo me, dell'Inter non ha giocato male. Alla fine è stato il centrocampo il fulcro di tutto. È stata proprio la Roma più brava di noi. Semplicemente questo. Se, non penso che ci sia da fare un tanto un mea culpa. Cioè, che mea culpa vuoi fare? Nel senso, è chiaro che hai fatto degli errori che poi potevi anche non fare, però... Cioè, allora quando gioca l'Empoli, non so, Empoli-Juve, l'Empoli fa degli errori, poteva anche non farli, ho capito, ma se sei più forte, ti batte in qualche modo, se nessuno facesse errori le partite, finirebbero tutte 0-0, come si suol dire, insomma. Questo è tutto stasera, purtroppo. Dzeko, vabbè, anche là, quando hai un giocatore come Dzeko che ti... Io facevo questo ragionamento mentre vedevo la partita. Io vedevo Dzeko che riceveva palla e andavano su di lui in tre. Ora, se hai un giocatore che ti tiene occupati tre difensori, anche se non è che tutti vanno su di lui in tre, proprio tutti e tre, ma magari uno va ad accorciare, sta allerta, uno, due accorciano, comunque tu ne tieni occupati tre di riffo di raffa, è chiaro che poi in campo 11 giocano e quindi alla fine in qualche modo
riesci ad arrivare in porta se hai un giocatore del genere? Se hai dei giocatori del genere, perché Nainggolan nel primo gol cosa ha fatto? Il primo gol Nainggolan, cioè non era, era un'azione normalissima, era al limite dell'area, rientra, calcia. E ho capito cosa deve fare là, cioè, quando hai questi grandi giocatori, purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna, perché hai questi grandi giocatori, purtroppo per chi ce l'ha contro, le partite sono così, le partite possono essere decise. L'Inter ha dei grandi giocatori, sì, potevano anche decidere loro la partita, però nel compenso, nel complesso, scusate, la Roma ha dei giocatori migliori ed è normale che abbia vinto, ci sta. L'arbitro, ripeto, è influito, ma non abbiamo perso per quello. Cioè, chi si attacca soltanto all'arbitro è stupido. Cioè, è intelligente invece chi va ad analizzare gli errori arbitrali in modo sereno, pacato, come cerco di fare, come spero mi riconosciate che io cerco di fare. E basta. Cioè, questo è il discorso sull'arbitro. Semplicemente analizzare gli episodi, dire se ha fatto errori, dire qua è stato bravo, qua è stato. Basta, questo è. E niente, adesso vedremo il proseguo del campionato. Spero che l'Inter, insomma, riesca comunque ancora a raggiungere il Napoli perché siamo a meno 6. Adesso c'è Roma-Napoli, Cagliari-Inter, c'è ancora la Juve che deve affrontare il Napoli, Inter-Napoli, ci sono ancora tante partite. Stiamo calmi, non c'è fretta, c'è ancora tempo e modo per recuperare il Napoli. Bisogna sempre stare attenti alla Atalanta, assolutamente, anche al Milan. E si va avanti, cosa bisogna fare? Si va avanti, si spera di riuscire a continuare comunque questo trend positivo, che l'Inter comunque è in trend positivo rispetto all'inizio del campionato. E niente, poi vabbè, quest'estate poi vedremo cosa succederà tra mercato, dovrebbe essere un gran mercato, si dice che l'Inter deve comprare Manolas, Ricardo Rodriguez. Un altro giocatore davanti, non lo so, vediamo. Io sono fiducioso perché Zhang è uno che comunque ha i soldi e ha fatto i soldi, quindi sa come gestire una società, sa come far vincere una società a livello proprio di gestione. Poi sul campo è un altro discorso, è chiaro che concorrono anche altri fattori, non solo la società, ma anche semplicemente la squadra a livello tecnico proprio, cioè lo staff tecnico, insomma. I giocatori che prendi, anche la fortuna che hai. Quindi non c'è soltanto una grande società, c'è anche una squadra che è inserita in un contesto societario, ma comunque è un'entità ben distinta, insomma. Niente, spero che il futuro sia più roseo. Ho iniziato, come vedete, la serie di Borderlands, l'ho iniziata, spero che vi piaccia, andate a dargli un'occhiata se volete. Ciao a tutti.